entrano il magnifico rettore dell'Università di Parma, professor Paolo Aurei, e la ministra dell'istruzione dell'Università della Ricerca, senatrice Valeria Fedeli. Parma, io in modo particolare sono venuta apposta da Bergamo, così come sono stata a Roma l'8 di gennaio e come sarò a Roma a tutti i presidi organizzati. Oggi siamo qui a Parma per rivendicare un nostro diritto. Siamo stati alcuni di noi addirittura assunti in ruolo, quindi contratto a tempo indeterminato con riserva. Questa riserva pensavamo e davamo quasi per scontato che venisse sciolta, visto che il Consiglio di Stato per 10 volte ha dato ragione alla nostra causa. Noi chiediamo l'inserimento in graduatoria di esaurimento per essere stabilizzati dopo anni e anni di precariato. Il nostro diploma è abilitante, lo è sempre stato, ma per anni non è stato riconosciuto tale valore. Il Consiglio di Stato prima ha aperto un varco, ci ha aperto uno spiraglio, ha fatto in modo che molti di noi fossero assunti, altri avessero contratti a tempo determinato. Addirittura ci sono alcuni che hanno i contratti a tempo indeterminato senza riserva perché hanno beneficiato delle prime sentenze. Chi come me, ad esempio, ha avuto il ruolo con riserva ma ha avuto la sfortuna di essere inserito in un fascicolo discusso più tardi e poi rinviato, adesso si ritrova in mano con un pugno di mosche. Un anno di prova sostenuto, un anno di prova superato, idoneità a questo punto all'insegnamento, e dopo 2 anni di ruolo si sente dire dal Consiglio di Stato che hanno sbagliato. Quelli che sono stati immessi a pieno titolo, fortuna loro, gli altri sono fuori. Noi chiediamo alla Ministra che intervenga con un decreto d'urgenza e che sani questa ingiustizia. Uno Stato di diritto non può ammettere che il diritto valga intermittente.